io volevo semplicemente leggere all'Aula il virgolettato dell'articolo di oggi sul Corriere della Sera che mi è stato attribuito. La legge del giugno 2013 e siamo arrivati a ottobre del 2016 con il rischio forte che si scollini a scadenza ai 5 anni. Allora, i partiti sono riusciti a tirarla in lungo, insomma, e ci aspettiamo che passino ancora dei mesi prima di vedere i primi soldi arrivare nelle casse regionali. Allora, io chiarisco a quest'Aula che ieri sera in ufficio di presidenza ci è stato detto dall'ufficio legale di questo Consiglio che sostanzialmente la prescrizione poteva scattare già dal 1° di gennaio, quindi è nei fatti che siamo arrivati a 2 mesi dalla prescrizione, è nei fatti che la maggioranza di questo Consiglio ha voluto una legge regionale che nello stesso ufficio di presidenza si è commentato è stata probabilmente dannosa perché ha portato un processo molto lungo, cosa che nel Corriere della Sera io non ho detto e che quindi lascio a verbale di quest'Aula. Quindi ci siamo mangiati, vi siete mangiati gran parte del periodo di prescrizione che parte dagli inizi del 2012. Questi sono i fatti di cui mi assumo evidentemente la responsabilità e le dichiarazioni. Sono fatti che lei, Presidente, probabilmente non vuole vedere andare sulla stampa nella tradizione della sua maggioranza, della sua forza politica, che non vuole trasparenza nella vita del Consiglio regionale. Grazie.